Vediamo e scherziamo, ma anche quest'anno se ne sta andando, fortunatamente ha portato un po' di danni, disastri, un po' di problematiche sparse nella società civile, anche noi direttamente, un po' tutti, però riusciamo a trovarci ancora tra amici per farci gli auguri, per scambiarci un momento di serenità e simpatia, a saltare dei prodotti del territorio, siamo alla Riviera Friulana, ci siamo ritrovati, pochi, ma amici e vicini, a casa di Giovanni Grandi Giacometti, galleria La Cantina, la Tisana. Abbiamo creato già diversi eventi. Quest'anno, tra l'altro, assieme a Giovanni Grandi Giacometti, eravamo riusciti a fare il primo evento dopo il lockdown in presenza, raccontando e facendo un focus su quelle che erano state le problematiche causate dalla fake news. Adesso noi siamo in mezzo alle fake news, cari amici della Riviera Friulana e colleghi della stampa agricola e agroalimentare dell'Arga. Siamo in mezzo a una confusione pressoché totale, perché pochi sanno cosa fare, cosa possono fare, cosa potranno fare. Parliamo dei ristoratori come i viticoltori, non sanno se potranno tenere aperti a Natale, se potranno aprire a Capodanno, come, se possono servire i loro clienti, nessuno sa come muoversi in quelle tornate. E questo sta creando altri dissesti per un'economia che sicuramente quest'anno è andata male, ma chiuso questo, speriamo riparta meglio. L'Arga FVG ha fatto un bellissimo evento che ha funzionato, ha avuto molto successo al Comune di Udine, sotto Comune di Udine, l'Odio di Agnello, la sede deputata a fare gli incontri più importanti della città, uno dei posti più riconosciuti del Friuli Venezia Giulia, premio Isi Benini, lo rifaremo, ricominceremo, lo rilanceremo tra breve, daremo un bando più o meno tarato su quelle cose, ma Arga organizza 5 premi giornalistici, ne parleremo quando si potrà fare qualcosa di più, perché adesso è inutile che facciamo correre i colleghi a fare cose che non sanno se potranno fare o potranno approfondire. E anche Riviera Friulana partirà fra poco con degli eventi, magari anche nei locali che abbiamo amici, e andremo a raccontare un po' quella che è l'essenza del territorio. Detto questo, un caro saluto e un augurio a tutti voi e alle vostre famiglie e arrivederci a presto, sia ai soci dell'Arga FVG che sono accomunati in questo incontro, rappresentati anche da un personaggio che tra poco vi dirà anche nel suo pensiero, che tutti i soci rivieraschi. Auguri!